Andiamo, vado io. Senti, stavamo parlando con Marlon di Palladino, no? Di questo cambio che c'è stato anche di mentalità proprio della squadra. Lui dice che è bravissimo nella gestione dello spogliatoio, ecco, una qualità che riscontri anche tu, oppure c'è qualcosa di più anche a livello magari tecnico, tattico? Beh, sicuramente il mister, bisogna riconoscerlo, ha una qualità, insomma, a livello umano, un'empatia che la squadra ha percepito subito e gli ha riconosciuto, però indubbiamente ha anche doti tecniche a livello, insomma, di come allena, di come prepara le partite. Per me, insomma, l'avevo conosciuto in primavera, avevo seguito un po', però sicuramente lavorarci insieme ti fa capire che nonostante è così giovane ha un livello di conoscenza, di voglia, di preparazione alle gare molto importante. Io nella mia carriera ho avuto allenatori molto, molto bravi e lui riscontra delle potenzialità molto, molto, molto forti. Oggi festa del settore giovanile, visto che avete un allenatore giovane e c'è possibilità di crescita, lui l'ha detto, insomma, io sono qui per imparare anche, soprattutto. Allora magari questa cosa si può anche rispecchiare poi nei risultati, cioè potete crescere ancora? Ma quello sicuramente, il nostro deve essere un punto di partenza, nonostante abbiamo fatto molto bene, però bisogna sempre cercare di non accontentarsi mai, perché questo è un campionato difficile e non bisogna dare niente per scontato. E il mister è una persona umile e quindi è giusto dargli retta e quindi dobbiamo crescere tutti insieme perché possiamo farlo. Ho una piccola curiosità: all'inizio del campionato c'era il capitano Pessina che diceva, insomma, noi ci dobbiamo salvare, invece Galliani parlava già di decimo posto, forse per l'entusiasmo anche di una campagna acquisti. Da che parte stiamo andando? Perché, insomma, qual è la verità di questo Monza? Perché abbiamo visto due facce fin qui nella stagione. No, sicuramente il dottor Galliani è giusto che dichiari, insomma, quelle che sono le sue ambizioni, perché lui è una persona ambiziosa, insomma, la sua carriera parla per lui ed è giusto, però mi schiero con il capitano, perché poi io sono, insomma, uno molto tranquillo, non mi piace volare troppo in alto e quindi l'obiettivo è la salvezza, perché è ancora lungo il campionato, sarà, diciamo, un nuovo campionato, il primo è andato e adesso dobbiamo ripartire, insomma, da zero e cercare di rifare e di riconfermarci come abbiamo finito la stagione, insomma. Lo so di compagno, abbiamo visto anche Sensi, ti chiedo come sta a livello psicologico. Purtroppo c'eravamo tutti in quella partita, ci è dispiaciuto perché stava trovando la forma migliore, come gli state vicino e soprattutto lui come sta a livello mentale. No, Stefano credo che stava facendo un campionato incredibile, era veramente in una fase dove ci stava dando tantissimo. Per noi è una perdita importante, è stata una perdita importante, eravamo a fine partita tutti dispiaciuti nonostante il risultato. E lui è stato il primo a rassicurarci, era tranquillissimo, sta lavorando bene, anzi, sta ogni giorno sta con noi, sorridente, positivo sempre, quindi, insomma, non vediamo l'ora di riaverlo in campo, perché lui è un valore aggiunto sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Libero.